Buon pomeriggio e ben ritrovati al Prima TG. Andiamo subito con la notizia più importante di oggi. Un boato verso le 7 di questa mattina si è udito indistintamente nelle adiacenze dell'ospedale del Mare di Ponticelli, da poco inaugurato come Covid Center, che è stato subito evacuato per precauzione, anche per permettere ai vigili del fuoco di effettuare le opportune verifiche. L'ipotesi più accreditata è un cedimento strutturale, anche se dalle prime indagini si sospettava una deflagrazione per un guasto alle condutture dell'ossigeno. Sul posto ci sono anche i carabinieri, al momento non risultano feriti, le immagini sono decisamente impressionanti, la voragine è grande, oltre 2000 metri quadrati e profonda 20 metri. Vi agevoliamo le immagini dei vigili del fuoco. Cresce l'attesa quest'oggi per la pubblicazione del report dell'Istituto Superiore della Sanità, che fornirà i dati sull'andamento dei contagi e sull'indice di trasmissibilità RT, fornendo le basi per stabilire come cambieranno i colori delle regioni italiane. Stando alle previsioni, quasi mezza Italia potrebbe passare in zona arancione da lunedì 11. Osservate speciali sono l'Emilia-Romagna, il Lazio, la Lombardia e il Veneto, soprattutto perché le soglie per entrare in fasce peggiori sono state abbassate. Basta un RT pari a 1 per l'arancione e pari a 1,25 per la rossa. Per il 16 gennaio è poi atteso il nuovo DPCM, che potrebbe confermare e cambiare l'attuale divisione in fasce e i criteri di assegnazione delle stesse. Va ricordato anche che domani e domenica tutta Italia sarà zona arancione, in quanti giorni prefestivo e festivo. La notizia era già nell'aria, poi è arrivata conferma grazie alle indagini. Alcune dosi del vaccino anti-Covid avanzate a fine giornata sono state somministrate ai parenti degli operatori che martedì sera erano di turno al centro unico vaccinale di Baggiovara in provincia di Modena, dopo che gli stessi avevano tentato di contattare i professionisti della sanità che ne avrebbero avuto diritto. A ricostruire l'episodio che l'ASL modenese definisce un grave errore, annunciando che aprirà un istruttore in merito, al momento soltanto accertamenti preliminari dei NAS di Parma, finalizzati a ricostruire con precisione i fatti. Sembra infatti che le dosi avanzate fossero destinate ad essere buttate se non fossero state somministrate entro fine giornata, secondo la ricostruzione dell'accaduto, ed è per questo che gli operatori hanno deciso di destinarle ai loro congiunti, non riuscendo a mettersi in contatto con altri operatori sanitari. E a proposito di coronavirus, sono 18.020 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo il bollettino diffuso dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile Nazionale, con 414 decessi, guariti sono 15.659, le regioni che hanno fatto registrare il maggior numero di contagi sono 3.596 in Veneto e 667 in Toscana. I tamponi effettuati sono 121.275, aumentano di 16 i ricoverati in terapia intensiva, mentre aumentano anche di 117 ricoverati nei reparti Covid. In Campania situazione in aumento di percentuale all'8,81% rispetto al giorno precedente, l'incidenza tra positivi e tamponi effettuati, infatti sono 1052 i nuovi casi di coronavirus nella regione su 11.930 tamponi effettuati, i guariti sono 997 e mentre si segnalano 39 decessi. La situazione nell'ospedale vede 96 posti occupati in terapia intensiva su 656 disponibili, mentre nei reparti Covid sono 1.385 posti occupati su 3.160 disponibili. Una donna di 37 anni è morta in un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di ieri in una galleria di Agerola sui Monti Lattari. Secondo le prime ricostruzioni, la ciclista sarebbe stata investita da un veicolo in cui il conducente non si è fermato a prestare soccorso e dopo l'impatto ha fatto perdere le proprie tracce. La donna, che non faceva mistero della sua grande passione per lo sport delle due ruote, lascia due figli. C'è sconcerto e forte scoramento a Bosco Reale per la morte della 37enne. Diversi messaggi di condoglio dai compagni della squadra con la quale la donna era tesserata, la B-Bike Cycling Team. Un amico ha postato su Facebook una foto che la ritrae insieme alle 37enne ed altri atleti. Voglio ricordarti, se
Così scrive, simpatica, gentile, ma soprattutto in sella alla tua amata bici. Un diverbio futile per una mascherina abbassata ha fatto scaldare decisamente gli animi davanti alla sede della Regione Campania a Napoli, dove si sono incontrati ieri piccoli gruppi di genitori, alcuni favorevoli al proseguo della didattica a distanza ed altri contrari. Tutto è iniziato con lo scambio di vedute rispetto al tema del rientro a scuola in presenza. Sono stato aggredito perché ho espresso un parere diverso a una persona senza mascherina e non ho alzato un dito. Tra i nodati ci sono anche i nomaschi, i negazionisti, sono agguerriti e violenti. A parlare è Ferdinando Piciccio, l'amministratore del gruppo Tuteliamo i nostri figli in Campania, favorevole alle didattiche a distanza, che conta più di 26.000 iscritti e che oggi, che poi ieri davanti alla sede della Regione Campania ha ricevuto un ombrello in testa in occasione del presidio dei no dei NoDAD. La DAD afferma un'opportunità che ci consente di vedere i nostri figli studiare, avere un'istruzione. Mi domando perché in questo periodo dovremmo chiudere in un'aula i nostri ragazzi esponendoli al rischio di contagio, quando invece altri luoghi come i cinema e i teatri sono chiusi. Crediamo, aggiunge Piciccio, che sia indispensabile tutelare prima di tutto la nostra salute e la loro salute, anche perché abbiamo visto morire i nostri cari, soffrire gli amici. Ora è il momento di essere prudenti ed attenti, e la didattica a distanza è il giusto compromesso. In piazza c'erano anche dei ragazzi delle superiori che ancora non sanno quando ricominceranno ad andare a scuola in presenza, che chiedevano un rientro in classe ma con maggiore sicurezza. In relazione appunto al programmato ritorno in presenza delle scuole, compatibilmente con la situazione epidemiologica, la Regione Campania ha chiesto e ottenuto l'invio di 350.000 test antigenici che arriveranno alla fine di questa settimana. In tempi brevi sarà definito un programma di screening a tappeto per il personale scolastico e anche per i lavoratori del trasporto pubblico. La situazione è però ancora complessa in provincia di Caserta. Da un sondaggio effettuato dalla dirigente scolastica Rosa Prisco e dalle scuole private presenti sul territorio è emersa in maniera evidente la scarsa adesione allo screening di domani da parte degli alunni, una percentuale decisamente inferiore alla metà. Purtroppo questi numeri ad oggi non possono darci alcuna garanzia su una ripresa in sicurezza, per questo motivo lo screening è rinviato e la riapertura delle scuole in presenza rimandata al giorno 25 gennaio 2021. È una scelta necessaria, ma serve la nostra fermezza in una fase decisiva per contenere il rischio di una terza ondata di questa pandemia. Questa è stata la decisione del sindaco di Cedi, di Arienzo Giuseppe Guida. Questa notte verso le ore 4 una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta e precisamente del distaccamento di Aversa è intervenuta in corso Umberto I, angolo via Giovanni Buonanno, allertati dai residenti per il crollo di una palazzina a Gricignano d'Aversa. Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno potuto accertare che vi era un crollo parziale di un vecchio edificio che aveva invaso anche la sede stradale adiacente. Per fortuna nessuno è rimasto coinvolto, visto che il palazzo era disabitato, che fortunatamente nessuno transitava in quel preciso istante. I vigili del fuoco hanno proseguito il loro intervento effettuando tutte le verifiche del caso e la messa in sicurezza dell'area dei resti delle opere murarie in precario stato di stabilità. E passiamo allo sport. Il rapporto tra mister Gennaro Gattuso e Aurelio De Laurentiis resta ottimo, nonostante gli ultimi risultati non proprio lusinghieri della squadra, 3 sconfitte nelle ultime 5 giornate. Lo spogliatoio, come riporta, ha dovuto affrontare i toni duri di Ringhio ieri mattina nel quartier generale di Castelvolturno. Il coach calabrese non le ha mandate a dire ai suoi ragazzi nel consueto confronto. Gattuso ha iniziato dicendo: prima di tutto voglio farvi due domande, perché tutto quel nervosismo e quell'ansia dopo il gol di Petagna, perché quello scoramento improvviso dopo la rete dell'1-1? Nessuno ha risposto. Gattuso è stato molto diretto: non ci si può spegnere neppure per 5 minuti una partita di Serie A, cosa che il Napoli ha fatto appunto con lo Spezia. Poi l'ulteriore richiamo del mister: ora non facciamoci prendere da uno sconforto, buttiamo via quelle facce tristi, mettiamoci al lavoro e pensiamo con energia alla gara con l'Udinese, insistiamo con le cose che abbiamo fatto molto molto bene. E la Casertana ha comunicato con una nota ufficiale di aver risolto consensualmente l'accordo con il calciatore Gioele Origlia. Il club dei Falchetti ha voluto ringraziare il giocatore per la professionalità e la serietà messa al servizio dei colori rossoblù nel corso della sua esperienza all'ombra della Reggia. Intanto ieri pomeriggio c'è stata una conferenza di presentazione per i neoacquisti rossoblù, Turchetta e Del Grosso. Per Turchetta è anche un ritorno a Caserta. Ascoltiamo le parole del presidente D'Agostino sulle strategie di mercato. Buonasera. Vabbè, Gianluca già lo conosciamo, quindi come si è creato le condizioni per portarlo di nuovo a Caserta,
Noi ci abbiamo pensato due volte, anche se ci sono state quasi sempre addosso, quindi è stata sempre una pallina. Oltre il calciatore, un ragazzo che ci ha lasciato veramente dei bellissimi ricordi, insomma, con chiunque ne parli, è uno che porta oltre ad essere come calciatore lo conosciamo, tanta allegria, tanta simpatia, un ragazzo da spogliatoio, poi noi cercavamo qualcosa di già pronto, quindi l'occasione ci è capitata e l'abbiamo chiuso in un giorno. Questo per quanto riguarda Gino, poi per quanto riguarda questo signorino qua, io penso che lo conosci tutti quanti, quindi non sto qua io a dirvi chi è, cosa va. C'era qualche perplessità di qualcuno che non poteva stare bene, ma negli ultimi 6 mesi ho fatto 20 partite da protagonista, no, comparsa. Quindi credo che abbiamo portato due calciatori che oltre ad avere una certa esperienza ci alzano un bel po' il tasso tecnico. Ringrazio il presidente e questa società, questa famiglia, perché sicuramente se sono qui il merito è soprattutto loro e l'accoglienza è stata sicuramente straordinaria perché sapevo cosa avevo lasciato e ritrovarlo con questo entusiasmo in un momento difficile comunque per il calcio e non è semplice affrontare certe dinamiche, certi momenti, queste emozioni si ritrovano soprattutto in queste piazze importanti, quindi ora dai, è arrivato il momento di iniziare e siamo pronti per riscrivere qualcosa insieme. E questa era l'ultima notizia, vi ringraziamo per averci seguito, l'informazione di Teleprima proseguirà alle ore 18, buon proseguimento con la programmazione di Teleprima.